E dopo questa prima parte, che come avete visto era tutta dedicata, anzi realizzata proprio nel cuore dell'artigiano in fiera, che continuerà, lo ricordiamo, fino all'8 di dicembre, passiamo invece ora a una premiazione importante perché sono stati premiati alla Triennale di Milano i giovani videomaker del concorso Movie & Co, che è giunto alla sua quinta edizione, che abbiamo seguito nelle sue diverse tappe, e per noi a questa premiazione c'era Pietro Capella. Vediamolo insieme. Hanno fra i 18 e i 30 anni, il loro sogno è quello di diventare i registi di domani, anche se a vedere quello che hanno realizzato sembrano già esserlo. Sono i concorrenti di Movie & Co, giunti alla fase finale della quinta edizione alla Triennale di Milano, dove si è svolta la premiazione. Movie & Co nasce 5 anni fa con l'obiettivo di mettere in contatto i giovani creativi, videomaker non professionisti, laureati o laureandi, con il mondo delle imprese. In sintesi, i giovani videomaker devono realizzare uno spot e un filmato aziendale per delle aziende vere. Quindi per la prima volta si siedono di fronte a un responsabile marketing, un responsabile della comunicazione che gli commissiona o uno spot o un filmato. Una generazione di nuovi talenti, quella dei ragazzi di Movie & Co, che si scontrano con una nuova realtà dell'audiovisivo. Una democrazia diffusa e capillare che 4-5 anni fa ancora non era praticabile, è una democrazia facilitata dalle nuove tecnologie, dalla rivoluzione digitale e dal fatto che sempre di più, come dire, non è necessario investire capitali ingenti per produrre immagini, per inventare mondi audiovisivi, basta avere la fantasia, l'energia, l'intelligenza, la cultura e la professionalità per farlo. È una generazione che sta cercando la sua creatività tra alcuni modelli, come dire, molto forti, molto ingombranti, dai quali fa fatica a liberarsi, e una voglia di liberarsi di questi modelli che, come dire, si scontra proprio con la forza dei modelli. Un'esperienza di grande arricchimento sia per i giovani videomaker che per le aziende che ad essi hanno affidato il difficile compito di comunicare il proprio prodotto. La giuria quest'anno, formata tra gli altri da Gerry Scotti ed Enrico Brizzi, ha premiato rispettivamente per la categoria spot e per il miglior filmato aziendale Jacopo Sant'Ambrogio e Fabio Garofalo. Nel mio caso abbiamo lavorato con i bambini, è stato molto divertente. Poi lavorare con dei giovani attori è sicuramente diverso rispetto che con degli attori professionisti, quindi la metodologia di lavoro è stata completamente ribaltata, è molto più sul gioco rispetto al bambino. Abbiamo sperimentato molto con la fotografia quest'anno, anche grazie all'aiuto di Fabio, che ha fatto secondo me un ottimo lavoro, e ora speriamo di raggiungere un risultato all'altezza di quello dell'anno scorso. Il tuo caso invece di quest'anno? Il mio caso invece con Le Fabie, un'industria di mobili, filmato aziendale, massima libertà creativa, anche perché aveva visto lo scorso filmato di CC dell'anno scorso. L'idea alquanto bizzarra di fare cadere un mobile da un ottavo piano di un palazzo, e quindi con un filmato più complesso dal punto di vista tecnico e più e diverso dai soliti canoni aziendali. È il secondo anno che noi lavoriamo con Movie & Co ed è stata veramente una sorpresa. Scoprire dei veri talenti in mezzo a questi ragazzi che non lavorano con le agenzie, che ancora stanno studiando e che hanno una voglia e un'energia incredibile. Ovvio è così diverso perché una struttura richiede dei briefing molto più accurati, e invece il mio punto di vista è di lasciare assolutamente liberi questi ragazzi di esprimere la loro creatività, e allora le grandi sorprese arrivano. Ma è stata un'esperienza sicuramente interessante, nuova, valida per me, ma credo anche molto per l'operatore che si apprestava a fare questo servizio, in quanto un'agenzia strutturata sa già, ha già delle idee, eccetera, mentre il giovane che si presta a fare quest'operazione, non conoscendo bene, approfonditamente il prodotto e quindi dovendo crearsi tutta una sua immagine, è anche curioso di sapere, e quindi è stato entusiasmante. Da questo punto di vista, e mi auguro che il giovane regista che ha fatto l'opera che riguardava il MIPEL sia rimasto altrettanto soddisfatto. L'alta qualità dei prodotti di Movie & Co ha portato al patrocinio della regione Lombardia, del comune di Milano e della provincia, che ha una grande tradizione per quanto riguarda il mondo dell'audiovisivo.
E da alcuni anni, a dire la verità, seguiamo questa iniziativa, questa manifestazione, perché va nel senso di cose che storicamente la provincia fa nell'ambito della cultura, che sono quelle di favorire la produzione di documentari, di audiovisivi che possano anche valorizzare dei giovani talenti e dei giovani autori di cui il panorama italiano ha decisamente bisogno. Grazie a Pietro Capella e soprattutto complimenti a questi giovani registi liberi di esprimere la loro creatività, e abbiamo visto con quali risultati.